In questo video voglio dirti tre difficoltà che inizierai, che sperimenterai quando inizierai a suonare il pianoforte. Quindi seguimi attentamente perché saranno tre difficoltà secche, tre ostacoli che potresti riscontrare se sei all'inizio con il pianoforte. Seguimi attentamente. Suonare il pianoforte è ispirazione. Il pianoforte è il mio sogno e con Simone si Suonare il potrà pianoforte mi realizzare. aiuta a vedere i colori soltanto premendo dei semplici tasti in bianco e nero. Incredibile. Suonare il pianoforte mi regala delle emozioni uniche e mi fa star bene. Suonare il pianoforte è fantastico. Ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Io sono Simone, creatore di Aspirante Pianista, e aiuto gli adulti che hanno poco tempo a disposizione e sono impegnati con il lavoro o altro, che hanno la passione per la musica, magari fin da piccoli, a coltivare questa passione, quindi a partire da zero e a suonare il pianoforte a due mani. Suonare al pianoforte cosa? I brani che loro amano, quindi dei brani moderni, dei brani a cui sono emotivamente legati e così via. Se ti interessa, in descrizione una lezione regalo dove ti aiuto a mettere due mani sul pianoforte anche se parti da zero, non ti preoccupare, oppure se sei interessato ai percorsi completi, www.aspirantepianista.it. Ora partiamo con il video. Allora, ti dirò tre problemi, tre ostacoli, principalmente tre ostacoli che nella mia esperienza ho notato che gli studenti possono avere, gli studenti alle prime armi possono riscontrare. Perché voglio fare questo video? Perché prima di partire le persone immaginano chissà cosa ci sia dietro questo mondo, chissà quale difficoltà che solo gli alieni possono affrontare. No, nessuno è alieno qua, nessuno ha un'intelligenza sopra la media, sono degli ostacoli che, attenzione, non voglio fare falsa informazione, non voglio fare disinformazione, non sto dicendo che siano cose facili. Non sto dicendo che siano cose che non riscontrerai, ma sono cose che con il giusto impegno, con un minimo di impegno, se ci tieni davvero a suonare il pianoforte, le affronti. Insomma, ti metti un quarto d'ora, 20 minuti al giorno e le affronterai. Vediamo la prima: lettura delle note sul pentagramma. La musica non va letta come abbiamo imparato a bambini sui quaderni a righe, vabbè, questo ovviamente è scontato, penso che lo saprai, ma va letta sul pentagramma, su un foglio musicale. Che cos'è il pentagramma? È il foglio dove scriviamo le note musicali. Ecco. Imparare a leggere le note musicali, proprio qui, come puoi vedere, ci sono delle cose scritte, anche se è un disegnino, quindi sono anche sbagliate le cose scritte. Però, per farti capire, più o meno questo, ci sono dei pallini disegnati su questo pentagramma, che sono queste 5 linee in orizzontale che vedi, e quindi devi imparare a decifrare questa cosa. Ora, le persone qui immaginano, mamma mia, tutto quell'inchiostro, tutto. No, perché non si parte con tante note, si parte con pochissime note, con due o tre note che devi imparare a riconoscere. Con un sistema facile per imparare a riconoscere, il sistema che spiego nel corso, anche nella lezione regalo in descrizione, ma nel percorso completo con tanti esempi, con tanti esercizi. Ok? Quindi non ti spaventare per questa cosa, richiederà un pelino di impegno sicuramente, ma non è nessun mostro che non è affrontabile. Ok? Quindi lettura delle note sul pentagramma potrebbe essere, anzi sicuramente sarà il tuo primo ostacolo che potresti riscontrare. Secondo, indipendenza delle mani. Ad un certo punto imparerai a suonare un pochino con la mano destra, imparerai qualcosina con la mano sinistra, quasi subito dovrai passare a suonare a due mani e questo ti farà impazzire, un po' come quando si inizia a guidare la macchina e devi pensare questo, le marce, poi piede, frizione, acceleratore e quindi inizi ad impazzire perché devi pensare troppe cose. Cosa succede dopo un mese di guida? Qui sono a fuoco? Aspetta che voglio assicurarmi di essere a fuoco. Ok. Cosa succede dopo un mese di guida? E beh, succede che tutto diventa automatico. Ora, con il pianoforte non è che diventa proprio tutto questo automatico, perché in maniera consapevole devi suonare le note giuste, a tempo giusto, però diventa più automatico rispetto a quello che è all'inizio. Se all'inizio devi impazzire e quindi devi pensare troppo alla mano destra e devi pensare troppo alla mano sinistra, con un po' di ripetizione le cose iniziano a diventare automatiche, soprattutto se stai studiando un brano e ci passi del tempo su quel brano. Quel brano nello specifico inizierà a diventare molto più facile a due mani, non richiederanno entrambe le mani il 100% della tua attenzione, quello perché sarebbe impossibile. E quindi con un po' di ripetizione quel brano che stai studiando, quell'esercizio musicale che stai studiando ti verrà sempre più facile. Poi quando andrai avanti vedrai che alcune cose ti verranno più facili, si aggiungeranno delle difficoltà che pian piano cercherai di scardinare. Terza difficoltà, terzo ostacolo, andare a tempo. Questa è qui. Il disegnino che vedi qui è un metronomo, che per eccellenza è il simbolo che ti porta il tempo, quindi che è preciso nel portarti il tempo. Andare a tempo è una difficoltà che alcuni riscontrano. Se già dall'inizio
parti contando a te, andando bene a tempo, non troverai questa difficoltà più avanti. Ma ci sono delle persone che trascurano l'inizio, quindi all'inizio non danno tanta importanza all'andare a tempo e dopo hanno problemi ben più gravi, perché poi dopo è difficile ritornare sui propri passi, tornare indietro e riorganizzare bene la cosa di andare a tempo, la questione di andare a tempo, ok? Quindi è meglio partire da zero e andare a tempo piuttosto che poi tornare indietro, l'errore che fanno in molti. Un consiglio che qui ti posso dare quando ti ritroverai in questa situazione, magari con questa difficoltà, all'inizio è quello di contare ad alta voce il tempo. Ora, se non sai di cosa parlo, non devi preoccupartene, quando ci arriverai avrai questa difficoltà. Dovrai, la musica, vabbè, va a tempo, no? Tu devi contare i movimenti. Ora la faccio super super semplificata. Devi contare 1, 2, 3, 4. Cioè, come direttore d'orchestra, quando dirige l'orchestra, vedi che porta il tempo, oltre a tanti altri movimenti che fa, porta anche il tempo all'orchestra. Ecco, questo lo dovrai fare tu solo, non ci sarà un direttore che ti dirige. E questo andare a tempo, piuttosto che farlo in mente, cosa che più avanti farai, ti consiglio di farlo ad alta voce, quindi 1, 2, 3 e 4. Il semplice portarti il tempo ad alta voce ti farà notare quando sbagli, sarai meno propenso a sbagliare perché ad alta voce è un pochino più difficile che tu ti fermi, ti blocchi, invece in mente non te ne accorgi, ok? Poi più avanti è normale che dopo un po' di pratica il conteggio dei movimenti, questo che ti ho appena detto, lo riporterai alla mente e quindi magari sbaglierai anche di meno. L'importante è passare dalla voce alta, che ho notato funzionare davvero molto con i miei studenti. Bene, questi erano tre ostacoli. Fammi sapere se uno di questi tre ti trovi in una di queste tre situazioni. Ti ricordo che in descrizione hai una lezione regalo con me per mettere le due mani sul pianoforte anche se parti da zero, suonando una melodia semplice, chiara e che suoni davvero bene. Se ti fa piacere, la trovi in descrizione oppure se sei interessato ai percorsi completi, www.aspirantepianista.it. Ti mando alla prossima.